Michele Hodoupie. Cari chef, questo è un fatto strano. Io sono qua col cappello da cuoco e col grembiule, mentre chef Michelone è in borghese. Visto che dobbiamo festeggiare il suo compleanno, stasera non gli facciamo fare niente, farai qualcosa tu. Io? Ma, caro chef, lo sai che io non so neanche fare un uovo al tegamino. E vedrai che qualcosa ti faccio fare. Ma cosa? Cosa fate? Intanto partiamo con un entrée, una fisarmonica di pescanoce con prosciutto, proseguiremo con una zuppa di funghi, poi faremo delle salsicce all'uva e chiuderemo con una bella fetta di torta giraffa. Ma sono curioso di vederla. Vedrai che sarai soddisfatto. Quindi non ci resta che fare gli auguri e brindisi. Allora, tanti auguri, chef Tanti Michelone. auguri, caro collega. Grazie, Nastravi, grazie. Nastravi, Nastravi. Nastravi. Vado ora ad assemblare le nostre fisarmoniche di pescanoce. Il nuovo cuoco mi ha preparato le pescanoci tagliate a spicchi, affettato il prosciutto e tagliato a pezzetti la mozzarella di bufala. Quindi vado a prendere gli spicchi di pescanoce. Insaporiamo leggermente con misto pepe, stendiamo due fette di prosciutto e inseriamo i pezzetti di mozzarella. Ancora una leggerissima spruzzatina di pepe e il nostro piatto è pronto. Partiamo adesso a preparare la nostra zuppa di funghi. Abbiamo iniziato preparando del brodo vegetale. Ho messo sul fuoco una pentola con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio tritato. Lo faccio soffriggere un paio di minuti a fiamma bassa. Trascorsi un paio di minuti, vado a versare le patate tagliate finemente dal nuovo cuoco Dino. Aggiungo anche un paio di rametti di timo. Ma a discrezione potete usare anche del finocchietto o altra erba aromatica di vostro gradimento. Faccio andare sempre a fuoco basso per un altro paio di minuti. Sono trascorsi un altro paio di minuti da quando abbiamo introdotto le patate. Vado ad aggiungere metà del brodo che abbiamo preparato e lasciamo andare per un quarto d'ora. Nel frattempo vado a tagliare a cubetti i funghi porcini. Passato un quarto d'ora, vado a mettere nella pentola dei ceci precotti, i funghi che ho tagliato e aggiungo il restante brodo. Non avrei mai pensato di saper cucinare. Neanche io di fare il regista. Che maestria nello sgranare l'uva. La nostra zuppa è pronta, quindi spengo il fuoco. Ho assaggiato di sale, avendo salato il brodo per vedere se era necessario correggere.
ne ho aggiunto proprio un pizzichino e adesso vado a impiattare. Una macinatina di pepe, un filo d'olio a crudo, e un rametto di timo per guarnire. Degustiamo la nostra zuppa sorseggiando una Barbera lambocata delle Cantine Coppo. Ancora tanti auguri. Grazie. Cari chef, non ho capito una cosa. Come mai voi cucinate e io sto qui a pelare le patate? Michele Hodoupě.